Salve a tutti, io sono Blackji Tutorial e il gioco che vi presento oggi è il nuovissimo Temple Run 2. Bene, iniziamo col dire che questo è il terzo capitolo della saga Temple Run, è infatti preceduto da Temple Run e Temple Run Brave. In questo nuovo Temple Run è cambiata completamente la grafica, sono presenti nuovi ostacoli molto più difficili da evitare perché con la nuova texture si mimetizzano meglio con gli altri elementi del gioco. Innanzitutto, la prima novità la notiamo quando iniziamo la partita. Dovremo infatti aggrapparci ad una fune che ci porterà al vero percorso da affrontare. Queste corde non si trovano solo all'inizio della corsa, ma potranno benissimo trovarsi nel bel mezzo di un livello, come state vedendo ora. Come nelle due precedenti versioni, anche in Temple Run 2 esistono degli achievements, ossia degli obiettivi da superare, e ogni volta che ne completiamo un achievement salirà la nostra barra di esperienza. E quando scalerai un livello otterremo in regalo una gemma preziosa oppure dei potenziamenti. Come avrete sicuramente notato prima, ho parlato di gemme preziose. Una delle novità più importanti in Temple Run 2 è infatti la possibilità di resuscitare una volta morti. Ogni volta che perderemo una partita, infatti, comparirà il bottone Save Me, che, se premuto entro il tempo richiesto, ci permetterà, sacrificando una gemma, di avere una seconda possibilità. Tra l'altro, una volta ripartiti, avremo l'invincibilità per pochi secondi. Se poi dovessimo morire un'altra volta, per resuscitare dovremo donare due gemme, e così via. Ogni volta che iniziamo una nuova partita, il numero delle gemme richiesto torna a essere 1. Se non avremo abbastanza gemme a disposizione, ci verrà chiesto di acquistarle con soldi veri. Verremo quindi riportato allo store di Temple Run, in cui potremo acquistare, ripeto, con soldi veri, dei pacchetti di gemme. È stata aggiunta una funzione in più anche alla barra delle monete. Una volta riempita, infatti, si colorerà di verde e se premuta due volte, ci donerà il potenziamento di difesa finché essa stessa non si esaurirà. Infine, la novità che a me è piaciuta di più è stata l'introduzione di un nuovo ambiente di corsa. Se saremo così fortunati da incontrare una ferrovia, infatti, saliremo automaticamente su un kart che dovremo comandare seguendo le istruzioni a schermo e vi assicuro che le prime volte è veramente difficile. Questa era la mia recensione di Temple Run. Volete scoprire un trucco per ottenere monete e gemme infinite? Allora cliccate sul bottone Watch Video e seguite le istruzioni. Ciao a tutti!